Overtourismo a Como e polemica in città e si riaccende lo scontro politico a Palazzo Cernezzi. Il PD in una nota attacca l'amministrazione. Purtroppo ad oggi non è chiaro come la giunta intenda governare il fenomeno dell'overtourismo e quale iniziativa assumere. Una grave mancanza da parte di un'amministrazione che testimonia ancora una volta l'incapacità di vedere il territorio con una visione ampia e lungimirante, spiegano i consiglieri del PD Patrizia Lissi, Stefano Legnani, Eleonora Galli e Stefano Fanetti. Poi i consiglieri Dem tornano sulle 61 interrogazioni depositate nei giorni scorsi in comune. Una di queste riguarda il fenomeno dell'overtourism che interessa sempre di più la nostra città e che più che mai di attualità, spiegano. Nel documento unico di programmazione viene definito come un fenomeno con impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti e sull'esperienza del visitatore, pur riconoscendo l'opportunità economica che rappresenta per la città. E concludono, eppure a leggerlo bene, non emerge nessuna idea concreta per far fronte al problema. A stretto giro arriva la replica del sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Mi sembra che la nostra amministrazione si attiva su più fronti, dagli interventi straordinari di polizia e di pulizia. Il primo cittadino poi non risparmia critiche e lancia una provocazione. Di sicuro meglio essere invasi dai turisti che prima o poi se ne vanno che dagli irregolari difesi dal PD che invece restano qui in eterno. Un attacco, o meglio una provocazione molto forte, quella che arriva dal primo cittadino di Como, che conclude: circa le domande alle quali il PD continua a fare riferimento, semplicemente non sono state accolte perché il regolamento non lo consentiva.